Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Siamo come al solito qui in officina a Segrate. Vi presentiamo un lavoro che stiamo facendo, che è in corso d'opera, perché noi purtroppo non riusciamo a farvi vedere tutto completamente dall'inizio alla fine, quindi prendiamo uno spezzone del lavoro e cerchiamo di fare il video in quel momento. Quindi adesso siamo più o meno a metà dell'opera. Allora, intanto parliamo di una macchina, questa qui è una BMW E46, un con motore 320. Le 46, dal mio punto di vista, appunto ha seguito la E36, erano le due serie che personalmente io preferivo di più, cioè avevano quello stile BMW che adesso piano piano si è un po' perso, diciamo, con delle modernità che a me personalmente in alcuni casi non è che piacciono più di tanto, però diciamo è una questione di gusti soggettivi. Quindi l'E46 ha avuto un successo direi più che notevole, analogamente alle 36, e diciamo che il modello di punta allora era l'M3, e nel corso degli anni, mi ricordo a memoria, abbiamo fatto non so quante elaborazioni di carattere estetico, partendo da una macchina come questa, una E46 con motore 320 o 318, quello che vogliamo, mettendo il kit dell'M3, quindi trasformandolo sostanzialmente in un M3. Adesso questo tipo di lavori sono praticamente impossibili, per tutta una serie di motivi è praticamente impossibile. Comunque in questo caso questo lavoro l'abbiamo escluso, per cui rimane sostanzialmente la carrozzeria di una E46 con determinate migliorie che vanno, la prima cosa che balza all'occhio è il colore, quindi il colore che prima era grigio adesso è diventato un verde inglese wrappato, quindi questo è un wrapping verde inglese. Un'altra chicca sono i cerchi, questi sono dei cerchi dal mio punto di vista che vogliono un po' riprendere lo stile dei cerchi dell'M2 in sostanza, quindi con questo colore bronzo e anche con la raggiatura dei cerchi. Sono cerchi da 18, perché ovviamente questa macchina credo che si possano montare anche 19 con dei cerchi NAD, comunque a libretto questa macchina aveva come limite 18, e questi cerchi direi che sono molto molto belli, stanno molto bene anche come accoppiata estetica. Il bronzo con il verde direi sta più che bene, quindi a livello estetico direi che, e poi la calandra anteriore in nero lucido, quindi direi che è una macchina ben tenuta, con queste tre migliorie estetiche che l'hanno svecchiata non poco. Rimane sempre la logica delle 46, però è un E46 molto particolare. Entrando nella parte meccanica, quello che ci ha chiesto il cliente è sostanzialmente due upgrade. Uno, la linea di scarico, completamente tutta la linea di scarico, e la seconda cosa che ci ha chiesto è mettere a posto gli ammortizzatori, perché quelli originali erano ormai arrivati alla frutta in sostanza. Questa macchina ha 140.000 km, mai cambiati gli ammortizzatori, potete immaginarmi che condizioni sono. Quindi partendo dallo scarico, questa, come al solito, vi facciamo vedere a terra la linea di scarico originale, una doppia linea che finisce con uno sdoppiato in fondo, dove ci sono appunto tre silenziatori, quindi un anteriore, un rompifiamma, questo non è proprio un silenziatore, centrale, e un silenziatore più grosso posteriore. Nonostante questi tre silenziatori, soprattutto mi spiace non farvi sentire il suono, quindi rispetto alle macchine odierne, nonostante i tre silenziatori, comunque un sound decente la macchina ce l'aveva, cioè ce l'ha, perché è una macchina chiaramente di quasi una ventina di anni fa, quindi la sonorità era ancora, come dire, tenuta in considerazione, o meglio, non c'erano così tante ostruzioni come ci sono adesso, per cui qualunque macchina, anche la più sportiva, se uno non va a ritoccare la parte dello scarico, il sound è praticamente inesistente. Quindi tolta via questa linea di scarico, che non era messa malissimo, però insomma ha fatto i suoi anni, soprattutto nella parte posteriore qualche segno di corrosione più o meno evidente ce l'ha. Abbiamo sostituito tutto dall'attacco, questa è la sonda lambda, praticamente dall'attacco del collettore,
questa è la parte anteriore, quindi abbiamo tenuto sostanzialmente i tre punti di fonoassorbenza, per cui questo qua è l'anteriore, questo è il centrale e questo è il terminale. È omologato, ovviamente diciamo rispetto all'omologazione qua, la vedete, è uno con questa stampigliatura, se si riesce a leggere. Quello che fa la differenza, uno può farsi la domanda, ma scusi, tre silenziatori da una parte, tre silenziatori su questa, che cosa cambia? Cambia sostanzialmente il fatto che, mentre nei silenziatori di serie il collegamento fra il tubo in ingresso e il tubo in uscita non è lineare, ma comunque fa un giro più tortuoso, soprattutto nella parte terminale, qua nel centrale no, ma nell'anteriore e nel terminale sicuramente, se noi lo andassimo a sezionare in questo senso, questo tubo qua non arriva direttamente, ma probabilmente fa un giro con delle paratie e quindi va a spezzare la sonorità. In questo caso, se noi andassimo a sezionarlo in questo senso, questo tubo arriva direttamente qua. L'unica cosa è che qua in mezzo ci sarà un tubo forellato con dei fori di un determinato diametro, attorno ci sarà del materiale fonoassorbente, però in sostanza la linea è diretta. Quindi quello che cambia è la dimensione di questa griglia, di questo pezzo di tubo forellato, più si restringono i fori e più chiaramente e meno viene fonoassorbito il rumore, più si allargano i fori e più chiaramente il materiale fonoassorbente fonoassorbe le onde dello scarico e quindi si attenua la rumorosità. Quindi una differenza, pur avendo lo stesso tre diciamo silenziatori, la differenza comunque si sentirà. Passando all'altro lavoro che non abbiamo ancora fatto, a questo punto, dato il chilometraggio, anzi è già andato ben oltre il chilometraggio, perché normalmente noi diciamo, da un punto di vista teorico, una vita media di un ammortizzatore normale bitubo è dagli 80 ai 100.000 chilometri. Diciamo che magari non è completamente finito se uno fa tante strade, diciamo non troppo in città, ma fa più autostrada, statale, durerà un pochino di più, ma comunque l'utilizzo, la vetustità, anche il tempo stesso crea un degrado nel fluido che c'è all'interno dell'ammortizzatore. Quindi più o meno a livello teorico, dagli 80 ai 100.000 km si suggerisce di mettere le mani agli ammortizzatori. In questo caso il cliente è andato avanti ben oltre, quindi gli ammortizzatori sono completamente finiti, cioè la forza di contrasto della molla vince sul contrasto in compressione e estensione dell'ammortizzatore, quindi la macchina in sostanza tende a rimbalzare, cioè è come se poggiasse quasi solo sulle molle. A questo punto abbiamo le opzioni, erano di due tipi, partendo dal concetto che il cliente in questo caso non voleva cambiare le molle originali, che rimangono le sue, perché non voleva abbassare la macchina per questione anche di comfort o di quant'altro. Abbiamo deciso di cambiare unicamente gli ammortizzatori, quindi le scelte erano due: o prendere un ammortizzatore alternativo a quello originale, anche Bilsen fa il modello B4, oppure prendere un altro tipo di ammortizzatore, un Monroe, quello che vogliamo. Gli ammortizzatori sono nuovi, sicuramente la macchina avrebbe migliorato parecchio, però da un punto di vista idraulico la riportavamo nuova senza nessun tipo di beneficio ulteriore. La seconda alternativa è quello di prendere un ammortizzatore sempre con l'altezza esattamente uguale a quello originale, in modo tale da andare a copiare l'altezza dell'ammortizzatore e l'altezza della molla, sono i Bilsen B6. Attenzione a non confonderli con i B8, perché i B8 sono quelli che vengono utilizzati in accoppiata alle molle. La differenza sostanzialmente la dà lo stelo. Questo è uno stelo che vedete, adesso questi qua purtroppo non li abbiamo tirati giù, ma se tirassimo giù i due ammortizzatori anteriori, diciamo, ve lo posso garantire, credeteci, il diametro dello stelo è forse meno della metà dello stelo di questo ammortizzatore. Ma la differenza non è tanto lo spessore dello stelo, è proprio la configurazione interna. Qua dentro c'è olio e gas, quindi sono ammortizzatori a taratura fissa, olio e gas, che hanno una camera sola, cioè questo pistone scorre all'interno di questa
di questo cilindro e la compressione, l'estensione e il ritorno a riposo dello stelo avviene tramite dei piattelli forellati, più i fori sono piccoli e più c'è un freno nella compressione o nell'estensione, più sono larghi e chiaramente l'ammortizzatore avrà una taratura più turistica, diciamo così. E in questo caso si definiscono monotubo, cioè all'interno non ci sono delle camere diverse, mentre in un ammortizzatore di una macchina normale, l'ammortizzatore di una macchina normale si definisce bitubo perché all'interno di questa parte c'è un ulteriore cilindro, l'olio parte dalla parte esterna e viene introdotto, la parte sotto chiaramente è vuota, e viene introdotto in un ulteriore cilindro che c'è all'interno, quindi il volume di olio e gas che c'è in questo ammortizzatore rispetto a un bitubo è decisamente superiore. Ecco la differenza tra il monotubo e il bitubo. Qui, al di là del discorso dello stelo che è relativo, la parte della bottiglia è uguale, cambia proprio la quantità di fluido che c'è all'interno e proprio anche la compressione estensione, come viene tarata la compressione estensione, in questo caso con il concetto dei piattelli, nell'altro caso non ci sono i piattelli ma c'è proprio una riduzione sempre con delle ostruzioni fra una camera e l'altra, è proprio un concetto tecnico simile ma completamente diverso. Quindi sicuramente montando questi ammortizzatori la macchina tornerà molto più efficiente a livello dinamico, poi sono macchine sportive, trazione posteriore, è chiaro che uno vuole averla in piena efficienza, cioè è inutile avere una macchina, su questa non aveva tantissimi cavalli, era sotto i 200 cavalli, ma comunque avere una macchina anche che ne avesse 100 con quattro ammortizzatori scarichi, onestamente è assolutamente pericoloso. Poi uno può fare anche la scelta e prendere il ricambio originale, l'importante è la sicurezza. Se in questo caso uno dice già che ci sono, un po' come discorso dei freni, voglio fare un upgrade, tanto meglio, con una differenza non abissale, si mette un componente decisamente diverso. Spero di avervi spiegato la differenza. Per il momento, tanto io vi saluto, per cui anche per questa 320 direi è tutto. Come al solito vi dico come sempre vi dico di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!